Vi parlerò della storia antropologica delle Hawaii. La lingua ufficiale delle Hawaii attualmente è l'inglese americano. La capitale è Honolulu, che secondo il censimento del 2010, aveva appunto 337.000 abitanti circa. La superficie delle Hawaii è di 16.962 km quadrati e la popolazione complessiva, secondo un censimento del 2010, era appunto di 1 milione di abitanti all'incirca. Questa nazione è entrata nel 1951 negli Stati Uniti d'America. Dal punto di vista geografico e climatico, sono delle isole tropicali, sono, diciamo, per lo più un arcipelago di 8 isole. E Honolulu, che è la capitale, si trova nell'isola di Oahu. Sono tra le terre emerse più isolate del pianeta, distano infatti 4.000 km dalla costa americana, in particolar modo dalla California, e distano anche 4.000 km da Tahiti. Geograficamente, però, l'arcipelago appartiene al continente dell'Oceania. Politicamente appartengono agli Stati Uniti d'America, le Hawaii. Quasi tutte le isole sono delle isole di origine vulcaniche. Quali sono i popoli che vi approdarono e che andarono progressivamente a colonizzare le Hawaii? Tra il 500 e il 600 d.C. ci furono i polinesiani, provenienti probabilmente dalle isole Marchesi, che andarono a colonizzare le Hawaii. Nel 1000 d.C. giunsero i Tahitiani, introducendo i propri usi, i propri costumi e anche un severo ordine sociale. Nel 1778 ci fu il primo occidentale che andò ad approdare sulle Hawaii. Il primo occidentale che approdò era appunto James Cook. James Cook fu accolto pacificamente, ma poi venne ucciso prima della sua partenza. Kamehameha il Grande, si chiama proprio così, fu il primo poi ad instaurare sull'arcipelago delle isole una monarchia. Nel 1820 le baleniere americane iniziarono ad approdare sempre di più sulle isole. Le Hawaii rappresentarono infatti il centro dell'industria baleniera con una notevole affluenza di denaro. Verso il 1850 giunsero molti missionari cristiani, i cui discendenti costruirono poi l'industria dello zucchero. Una buona parte della popolazione nativa morì, perché appunto ci furono le malattie portate dagli occidentali e questo provocò la richiesta di manodopera da altri luoghi, così giunsero operai dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea e anche dalle Filippine. Infatti a breve andremo a vedere la costituzione della popolazione delle Hawaii e uno dei motivi per cui appunto ci sono molti popoli di matrice asiatica è anche questo. Le remunerazioni che provenivano dall'industria della canna da zucchero iniziarono ad attrarre gli americani. Essi infatti andarono a destituire la monarchia e trasformarono le Hawaii in un territorio statunitense. È un qualcosa ovviamente di molto furbo. L'attacco giapponese a Pearl Harbor, durante poi la Seconda Guerra Mondiale, il 7 dicembre del 1941, comportò l'annessione nel 1959 dell'arcipelago negli Stati Uniti d'America come 50° stato, con il 90% della popolazione locale favorevole. Dopo l'annessione ci fu un notevole sviluppo soprattutto del turismo. Non a caso noi quando pensiamo alle Hawaii pensiamo appunto a un paradiso fiscale, o appunto un luogo turistico, per cui furono istituite delle riserve e dei parchi naturali. Nel 1970 iniziò anche ad affermarsi il concetto di sovranità locale, con molti hawaiani a favore del ritorno della monarchia, ma soltanto nel 1993 il presidente americano Bill Clinton ha firmato a nome degli Stati Uniti un documento di scuse per aver rovesciato la monarchia 100 anni prima. Per quanto riguarda il clima, nelle Hawaii abbiamo sostanzialmente 2 stagioni, l'estate che va da maggio a ottobre e l'inverno che va da novembre ad aprile. In estate le temperature medie oscillano più o meno sui 29 gradi centigradi, mentre in inverno siamo attorno ai 23 gradi centigradi. Cambiano chiaramente queste temperature poi da un'isola all'altra e addirittura su alcuni vulcani ci può essere ovviamente anche la neve. Le piogge sono abbondanti e l'aria è abbastanza pulita. Le tempeste tropicali sono frequenti, gli uragani che colpiscono l'isola sono rari. Pensate che l'ultimo ha colpito l'isola nel 1992. Quando ci sono gli uragani, questi oscillano nel periodo tra giugno e novembre. Le Hawaii rappresentano il paradiso del surf con le più spettacolari onde del mondo. Sono le onde essere più alte soprattutto nel periodo invernale nelle spiagge a nord, mentre sono più alte nel periodo estivo nelle spiagge a sud. Quali sono i gruppi umani che popolano le Hawaii? Andando chiaramente a vedere gli aspetti più antropologici.
Per quanto riguarda i gruppi umani, secondo un censimento del 2010, i bianchi rappresentano il 24,7% della popolazione. Poi ci sono gli afroamericani, che rappresentano l'1,6% della popolazione, e questi chiaramente sono quelli discendenti degli schiavi d'Africa importati per apportare manodopera, come abbiamo detto prima. Poi c'è, come abbiamo anche visto prima, una buona componente di asiatici, addirittura essi rappresentano il 38,6% della popolazione totale. I nativi hawaiani e delle isole del Pacifico, ahimè, sono molto pochi, rappresentano soltanto il 10%, perché, come abbiamo detto prima, furono decimati dalle malattie e dalla schiavitù, ovviamente. Poi gli ispanici sono l'8,9%, quelli che appartengono a un'etnia mista rappresentano il 23,6% della popolazione. Per quanto riguarda il profilo socio-politico-economico delle Hawaii, il reddito pro capite è come quello degli Stati Uniti d'America. Tuttavia si registra un calo dell'occupazione, il turismo però è ancora in crescita notevole e l'agricoltura rappresenta un settore importante dell'economia delle Hawaii, soprattutto per quanto riguarda le banane e il taro, che furono portate dai primi agricoltori polinesiani che colonizzarono l'isola, la canna da zucchero, l'ananas, la papaya, il lime. Diversi incentivi fiscali ci sono per chi apre delle aziende nelle Hawaii o per chi appunto vuole trasferire delle aziende all'interno delle Hawaii. Non a caso le Hawaii sono un paradiso fiscale. Il consolato onorario dell'Italia è presente nella capitale a Honolulu. Tra le malattie più a rischio nelle Hawaii ovviamente sono le malattie tropicali. Per esempio c'è il rischio di poter contrarre la leptospirosi. Non è obbligatoria ad oggi però per andare nelle Hawaii la vaccinazione per la febbre gialla.